Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Coromon. In questo gameplay abbiamo appena sconfitto il titano del ghiaccio, Vorst. E l'abbiamo fatto anche abbastanza in scioltezza in realtà, grazie al nostro Volcadon che lo ha disintegrato. Di qui a livello 60. Siamo appena usciti dalla grotta ghiacciata. E ci hanno detto di tornare subito al villaggio perché l'ultimo titano, a quanto pare, ha perso il controllo. E noi abbiamo perso... Ah, 1, 2, 3. Questa è tutta la sua linea evolutiva. Che fuggirò, perché non mi interessa combattere. Perfetto. Altro Coromon selvatico. La nostra squadra è messa... Anche qui, tutta la linea evolutiva. La nostra squadra non è messa benissimo. Forse però questi li combatto, sapete? Potrebbe essere un buona... della buona esperienza questa. Allora, io andrei di palla di neve sul piccolo, che dovrebbe essere magari shottato. Non ha colpito, perfetto. Illuminazione, ecco, questa è una pessima cosa. È un bel setup illuminazione. L'attacco fisico e la velocità, no, la difesa fisica aumentano. Mega assorbimento non ci dovrebbe fare molto. Infatti, noi però vogliamo tirare giù il piccolino. Ecco fatto. Via 1, penso che non lo shotti, a dire la verità. Invece sì, l'ha shottato. Bravo il nostro Beralis, che si prende un po' di punti esperienza. Temo che l'ultimo titano sia quello dell'acqua, perché manca solo quello come tipo, no? Sono 7 i tipi di Coromon. E non penso ci sia un titano di tipo normale. Un'essenza normale. Quindi, tecnicamente, penso manchi solo il titano di tipo acqua. Quindi sarà il nostro Beralis a dover fare la voce grossa in quel caso. Ok, ed è stato pure avvelenato. Facciamo un taglio profondo che gli mettiamo sanguinamento. Ecco fatto. Oh, ci aumentiamo pure l'attacco fisico. Buono. Ora gli facciamo una palla di neve che sentirà sicuramente. Comunque la nevicata non l'ha ancora congelato lui, eh. Cioè io sto combattendo con un Coromon di tipo ghiaccio, ma lui non sta sentendo minimamente gli effetti della nevicata. Boom, con l'attacco più uno oppure colpo critico, niente male. Ho scelto di combattere questi perché so che mi avrebbero dato un botto di esperienza. E infatti, praticamente un livello in più per il nostro Beralis. Ottimo così, continuiamo. Dobbiamo scendere di qui sperando di non incontrare un altro Coromon selvatico, che invece incontriamo. Un Blizzian, molto bello lui. Molto bello. Non mi ricordo se l'abbiamo già catturato. Per vederlo vi faccio vedere come si fa. Basta cliccate qui e vedete che qui non c'è il simbolo, quindi non è catturato. Potremmo provare a farlo. Un bel taglio profondo che non ha colpito, bene. Prime ghiacciate non ci shottano, però il veleno potrebbe ucciderci. Ok, perfetto, non lo fa. Abbiamo un'altra possibilità con taglio profondo. No, perché lui colpisce prima. Eravamo evidentemente pari in velocità allora. Mandiamo Ecliptor. Bravo bulletto, abbassa lì l'attacco e usa pietra lunare, anzi potere lunare. Potente questo attacco, come vedete. Ok, e poi potremmo fargli una bella ipnonda per addormentarlo. E non ha colpito, va bene, ci sta. Se non sbaglio tipo 70 di precisione, quindi ci sta che non colpisca una volta. La seconda però sì. Ok, bello, l'ha addormentato, proviamo poi a catturarlo. Si è svegliato subito, niente da fare. Però io ho un dubbio in Coromon. Gli spinner speciali, questi qui, normale, spettro, statico, ghiaccio, eccetera, hanno il 100% di probabilità di cattura se usati sullo stesso tipo? Perché per adesso non mi è mai sembrato che qualche Coromon usando lo spinner del tipo specifico fugga, sia fuggito. Non mi è ancora sembrato. Non è che hanno il 100% di probabilità di cattura? Sarebbe da provare. Il Coromon può entrare senza ostacoli nella neve aumentando la sua evasione. Ok, lo tengo. E no, gli do un soprannome a Blizzian. Lo inviamo al deposito. Ok, un po' di punti esperienza. Un inizio un po' lento, questo primo inizio qui su Coromon. Però siamo ora arrivati al villaggio, non penso che dovremmo combattere, a dire la verità, perché abbiamo tecnicamente appena combattuto contro un titano qui pieno di buchi.
Infatti ci hanno detto che l'energia sta andando completamente fuori controllo, o meglio l'altro titano sta andando completamente fuori controllo. Salve. Glacial, è bello vederti al sicuro. Questa terra desolata è piuttosto deprimente. L'intera squadra speciale dei titani ha raggiunto subito Alavi, non appena abbiamo sentito parlare di queste strane formazioni rocciose. Ok, quindi ora troviamo la squadra della Luxolis qui in giro. Eccolo infatti, Rigel. Guarda quanti danni, da non crederci. Sì, e non solo ad Alavi. Pele, Avlamma, Pil, Avlamma, ci ha comunicato la stessa cosa. Stanno spuntando anche nella parte occidentale dei Monti Batavi. Se non facciamo qualcosa presto, questi frammenti si diffonderanno in tutta Velua e oltre. Thomas, dici tutto sui Vuboniani e sul loro nefasto piano. Tra l'altro, in tutta Velua e oltre. Ci fa capire che esistono altre regioni. Sì, quel di Coromon, is possible, nello stesso pianeta. Se dovessero spuntarla, gli elementi che conosciamo, acqua, fuoco, ghiaccio, saranno tutti sostituiti da un unico elemento, il loro elemento, la magia oscura. Non lasceremo che accada. Cazzato, Glacial. I titani hanno un piano per risolvere il problema. Se mettiamo insieme tutte le loro essenze, possiamo cambiare le sorti, e ne rimane soltanto uno. Ah, quindi eravamo sulla strada giusta. Tutte e sei le essenze titaniche dovrebbero reagire insieme, formare una sorta di equilibrio elementare. Capisco. Sì, certo, i titani si sono manifestati più o meno nello stesso periodo in cui sono arrivati i Vuboniani. È tutto collegato. I titani sono il meccanismo di difesa del nostro pianeta. Dobbiamo continuare su questa strada. La magia oscura non può conquistare il nostro pianeta. Glacial, dobbiamo sbrigarci. Solo un'altra essenza titanica, dici? Sì, ma non so dove andare. Devi trovare Chalkyu, non so come si pronuncia, il dominatore dell'acqua. E infatti avevo intuito correttamente che fosse il titano dell'acqua. Il suo dominio è in mare aperto. Rosean, possiamo dare a Glacial la posizione esatta? Certamente. Ah, che culo, sa già dov'è? Ah, il localizza essenze non punta più all'oceano. Chalkyu ha cambiato posto? Le coordinate ora dicono che si trova nelle rovine di Ixqun. O Ixqun. Non vediamo andare nessuno alle rovine di Ixqun da molto tempo, da moltissimo tempo. Lì, sì, non c'è niente lì. Le rovine di Ixqun sono state abbandonate da tempi immemori. Per questo motivo, i Coromon hanno preso il sopravvento. Ce ne sono solo alcuni molto forti che vagano indisturbati per quelle rovine. Coromon di diversi tipi anche. Glacial, dopo tutto quello che è passato, credo che tu e la tua squadra siate i più attrezzati per esplorare queste rovine. Ci rimane solo questo. Trova l'ultimo titano. Impedisce alla magia oscura di prendere il controllo di Velua. Ogni risorsa della Luxolis è a tua disposizione. Puoi farcela. Credo in te. Crediamo tutti in te. Oh, bello il fatto che assurgiamo proprio al ruolo di salvatore del mondo. Ok, qui ci danno infatti delle torte. Giustamente le risorse della Luxolis, guardale qua. Salve Nelson, adoro i Coromon di Velua. Adoro lo sguardo sfavillante che hanno i nuovi ricercatori duellanti quando prendono i loro cuccioli. Per favore, non lasciare che la magia oscura cambi tutto questo. Guarda, lo farò per te, lo farò per il fatto che tu ami lo sguardo dei giovani ricercatori duellanti. Spero solo lo sguardo. Io ho sentito per caso la conversazione che avete appena avuto. Tutto ciò è davvero reale, eh? Sapevo che l'essenza titanica era preziosa, ma non avrei mai immaginato che fosse fondamentale per la nostra stessa esistenza. Intanto dammi il tuo strumento, una pietra di anzi, due pietre di fenice, ottimo. Diamo un'occhiata in giro se ce ne sono altri, eh. Dite che ora possiamo andare giù? Eh sì, la grotta è infatti ora libera, possiamo andare lì. Glacial, so che ti aspetti che il buon vecchio Larry, il mattatore Larry, il vecchio eccentrico Larry, beh. Questo non è il momento degli scherzi, il mondo sta finendo. Ascolta, ti ho dato tutti i moduli che ho in questo momento. Perché non prendi solo alcuni di questi oggetti che ho guadagnato dalle mie conquiste prima che diventassi supervisore? Chip per 3, ok. Ma io tra l'altro devo ancora capire a cosa servono i chip, non li ho ancora usati. Sono un nabbone, lo so, però prima di tutto volevo anche andare a curarmi Coromon. Andiamo a curarci Coromon, vediamo da questa parte se c'è qualcun altro. C'è ancora lì il Cub Zero? Il Cub Zero? Qua non sembra esserci più nessuno, eh?
Esatto, non sembra esserci più nessuno. Andiamo a curare Cormon. Qui al centro addestratori. Salve infermiere. Ah, non c'è. Una nota qui dice self-service fino a nuovo avviso. Va bene. Va benissimo. Ok. Ora abbiamo praticamente Coromon, beh, a livello, insomma. Noi siamo a livello 55, continuiamo ad avanzare, ma non serve più a niente qui. Ah, possiamo riscattare questi che non avevamo riscattato. Ok. Questi chip per due, non capisco però a cosa servono. Io prima di andare alla fine praticamente di questo gioco, molto probabilmente, vorrei tornare al campus della Luxolis. Perché l'ingegnere ci aveva detto che un nuovo addestramento era pronto per noi. Quindi direi di andarci. Anche perché mi sa che quello che ci aveva dato come addestramento, quel bonus alla passiva, quel bonus alla cattura, era di passiva, infatti. Qui stanno combattendo, è una cosa nuova. No, mi sembra che siano gli stessi dell'altra volta. Allora, eh. Dov'era il campus? Questa è la stazione, se non sbaglio. No, questo è il campo base. Laboratorio Coromon, però non era qui. Non era qui l'addestramento, era da un'altra parte. Mi sembrava fosse da questa parte. Vediamo, eh. No, qui c'è solo il campo di lotta. Dove era l'addestramento? Devo andare al. No, quello del giardino radioso non credo. Laboratorio Cormon dovrebbe essere qui. Però, se non sbaglio, bisognava salire ad un piano superiore. No, questi dicono sempre solo le stesse cose. Di qua non penso perché di qua c'era la stazione, se non ricordo male, sì. Non c'è niente qui. Forse bisogna andare proprio al centro addestratori. Dov'è che ci sono andato il nostro Cormon? Scusatemi. Ma non penso qui, no, no, qui non è assolutamente in luogo adatto. Ah no, forse qui, forse qui. Ok, mi ero sbagliato. Lascialo, sei qui per imparare due o tre cosette dai nostri esperti di relazioni umane? Un momento, prego, vado a chiamare l'istruttore. Ecco, bravo, vai a chiamare l'istruttore. Vada, vada. Signore, il prossimo ricercatore duellante è pronto. Non sembra esserci nessuno. Dobbiamo entrare noi. Ah, eccolo. Ehi, sembri il tipo che non parla molto spesso. Lo sapevo, fammi sentire le tue doti vocali. Che senso, scusa? Va bene. Ripeti dopo di me. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. La. Va bene. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, la. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ole. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ma sono sempre più incazzati, guardate le emoticon. Ok, ora è contento. Ecco, questa è la sicurezza che sto cercando. Cosa ci ha dato di passiva, di bonus? Dopo aver allenato le tue abilità vocali, ora puoi incantare i negozianti e indurre ad abbassare i loro prezzi. Ah, utile! Lavoriamo giorno e notte per migliorare l'esperienza della Luxolis. Al momento sto mettendo a punto un nuovo programma di addestramento. Credo che ti piacerà. Ok. Perfetto, abbiamo fatto anche questa cosa, questo bonus passivo per acquistare più roba. E direi di sfruttarlo. Prepariamoci all'ultima. All'ultima missione, probabilmente, perché dobbiamo andare all'ultimo titano. E immagino che lì dovremmo anche affrontare gli altri Cormon. Cioè, dovremmo affrontare i Vuboniani, scusatemi, sto straparlando. I Vuboniani, appunto, perché immagino che si concluderà tutto lì. Chiuso fino a nuovo avviso, abbastanza pazzo da rimanere in città, il distributore automatico dovrebbe fornirti la maggior parte degli elementi essenziali. Sì, riuscissi a raggiungerlo? Ok. Però non mi sembra abbassato il prezzo. O sbaglio. Proviamo ad andare in un negozio vero e proprio. Tipo Aulama. Vai.
A meno che anche. Tra l'altro, hanno detto che anche Avlamma è così. Ci sono tutte le rocce volanti. Vediamo com'è. Avlamma non sembra, però. Ci hanno mentito? Ci hanno mentito. Avlamma non ci sono queste rocce. Però ci sono i frutti bear. Prendiamoli. E ripiantiamo. Ripiantiamo i frutti bear. Questi valgono un botto per allenare Coromon, eh. Vai, tac, pianta. E anche qui dentro ce n'era uno, se non sbaglio. C'era un... Eccolo, infatti, sì. Direi di prendere questi frutti che valgono davvero tanto per l'esperienza che danno. Praticamente ti raddoppiano l'esperienza. Ogni qualvolta che un Coromon lo mangia, inizio battaglia, raddoppio l'esperienza. Guarda qua quanti ce ne sono, quanti ne ho piantati. Se avevo deciso di rendere questo posto il posto dei frutti bear, vi ricordate? Infatti, li ripianto. E è bastato un solo giretto qui per rifornirsi di frutti bear, praticamente. Siamo stati anche fortunati che ci hanno dati tutti, praticamente tre, tranne l'ultimo. Ok, qui non c'è più niente. Usciamo da questa casetta. E andiamo a comprare, andiamo a rifornirci. Usando anche il coupon, ovviamente, perché immagino che questa sarà l'ultima volta che compreremo qualcosa in Coromon. Almeno per la storia principale. Ricordiamoci che lei ha anche la quest di starter, eh. Dobbiamo catturare tre starter. E darglieli a lei. E là, compro oggetti. Ora facciamo pazze spese. Andiamo di questo. E tiriamo su un botto. Torta PSS. Prendiamone. Ok, il massimo 85, va bene. Torta PSM, vai. Così. Torta PSXL. Va bene così. Beh, torte PE non mi interessano. Al massimo prendiamo una torta combo XL. Ecco fatto. Per la battaglia col boss, queste da usare. Assolutamente per la battaglia contro il boss. Poi queste non mi interessano. Torta gelato. Non saprei. Il Coromon di tipo acqua cosa potrebbe mettere come status? Forse la confusione? Perché a questi non penso proprio. Potrebbe andare di sonno. Andava già al Coromon di tipo spettro. Potrebbe andare di confusione lui. Io mi prenderei così quattro torte, un po' di tutto. Ecco qua. Per non essere poi a corto in caso, eh. Anche se come sapete basta combattere un po' contro i Coromon selvatici per liberarsi dei problemi di stato. Ma sempre meglio essere preparati, tanto abbiamo tantissimi soldi. Ecco, questo è molto utile da prendere. 15 direi che vanno più che bene. E frammenti di fenice prendiamone 4. Anzi, prendiamone anche un po' di più di questi, va. Spendiamo tutto. Roviniamoci. Spinner dorato, vai. Prendiamoli per le catture. 10 vanno più che bene. Qui ne avevo già un bel po', vero? Prendiamone altri 6. Per arrivare a 30. E qui facciamoci fratonda. Prendiamone 9. Ok, poi prendiamo uno spinner di fuoco. Anzi, 5 spinner di fuoco. E questi invece sono abbastanza inutili, non li ho mai usati. Allora, disco repellente non mi interessa, dovrei averceli già. Pigro gemma ce l'ho già. E gemma brillante ce l'ho già. Ok. Magari qualche richiamo Lux? Bene, ho 10 in realtà, quindi ne prendiamone solo due. Queste dovrei averle già comprate tutte, vero? Infatti. Comprate tutte, sì. Sì, comprate tutte queste. Ok. Ora, ovviamente, usiamo il coupon e ci riprendiamo tutto quello che è nostro. 118.000 di gold, sì. Perfetto. Grazie mille, grazie a te. Praticamente abbiamo acquistato un bordello di roba spendendo niente. Ed ora siamo pronti, ragazzi. Siamo pronti. Andiamo ad Alavi. E alle rovine di Ixqiun. Vediamo che Coromon ci aspettano lì. Dicono che sono tutti Coromon potenti. Tutti Coromon forti, non potenti. Perché potenti ha un altro valore qui come parola. Thomas è al sicuro a casa, ma non sappiamo per quanto tempo. Glacial, sei la nostra ultima speranza. Trova l'ultima essenza e metti fine a questa storia una volta per tutte. Tutti noi crediamo in te. Hai la Lux Solis dalla tua parte. Tra l'altro il fatto che loro alla fine non siano cattivi. Credo non siano cattivi a questo punto.
È un colpo di scena più grande del fatto che loro in realtà fossero i cattivi, perché era una cosa super scontata che loro sarebbero stati cattivi. E invece, non sono loro i cattivi. Strano. Almeno, fanno ancora tempo a rivelarsi per quello che sono. Magari i buboniani sono stati ingaggiati da loro. Chi lo sa? Qui non ci sono strumenti invisibili. E si può entrare qui. Pericolo più avanti, solo guerrieri esperti. Allora, abbiamo davanti Uka Claw, ma noi dobbiamo far salire sicuramente Beraris, quindi a Beraris diamo il condivido esperienza. Togliamo questo, gemma brillante, sì. Chi è che ce l'ha il condivido esperienza attualmente? Forse nessuno. Comunque diamolo a lui. Dai oggetto. Deve prendersi un botto di esperienza, gemma dell'apatia, vai. Mentre a Volcadon diamo l'oggetto, questo, gemma brillante. Così se nel caso in cui combatta. Anzi, no, è Rhinobuzz che deve prendersi la gemma brillante. Sostituisce. Anzi, scambia. E diamo lui la pepita d'oro, va bene. Perché anche lui deve salire. Contro l'acqua useremo Beraris e Rhinobuzz, ok? Quindi Rhinobuzz mettiamolo davanti e via. Gallerie sommerse. Strumenti invisibili? No. Oh. Chiamata da mamma, no. Sì, mamma. Glacial, stai bene? È così bello sentire la tua voce. Sono un fascio di nervi. Sono appena tornata, non indovina lei? Lei ha detto un'energia sinistra si avvicina a Glacial. Io devo promettermelo, Glacial. Anzi, devi promettermelo, Glacial. Promettimi che non farai niente. Oh, mamma, cercherò di fare attenzione. Stai tranquilla. Cosa vuoi dire con cercare? Oh, ascolta. Trasferirò del denaro sul tuo conto, subito. Per favore, comprati abbastanza torte o spinner o qualsiasi altra cosa di cui hai bisogno per stare al sicuro. Ah, 25.000 d'oro, va bene. Ha fatto anche infatti una faccia sbalordita, ma noi abbiamo già comprato tutto quello di cui possiamo aver bisogno, effettivamente. Eh? Cioè, guardate quanta roba abbiamo. Potremmo comprare più torte a questo punto. Sapete che a questo punto, guardate, sfruttiamo i soldi della mamma. Compriamo più torte L. Frega niente, qua si compra. Qua si spende e si spande. Non voglio essere impreparato poi. Ok, un Coromon selvatico. Un Blazeboard. Vediamo se il Rhino riesce a shottarlo con una folata tempestiva. Vediamo, eh. Dai, dovrebbe riuscirci in teoria. Infame. La velocità è diminuita, ma tanto era già più lento. Questo dovrebbe shottarlo. Sì, buono. Un po' di punticini esperienza che non fanno mai male. Beralis al 54, tra l'altro. Sempre comoda questa cosa. Andiamo a comprarci le torte. Sì, è un inizio molto lento di livello, di video, me ne rendo conto. Ho un po' fatto un setup, diciamo, in questo video, per prepararci poi al grande finale. Compriamoci torte L per la quantità che riusciamo a prendere, praticamente. No, vabbè, magari non così tanto. Facciamo un 40 e poi usiamo un coupon sconto. Compriamo anche un po' di torte XL. Ecco fatto. Ok, possiamo usare un coupon sconto? Ah, non ci fa usare il coupon sconto qui. Ok, va bene. Va bene, va bene. Abbiamo speso i soldi della mamma, dai. Va bene così. Ed ora andiamo però. Andiamo perché bisogna vedere cosa c'è alla fine di questo videogioco. E soprattutto dobbiamo allenarci. Quei due Coromon che saranno la nostra chiave di volta, o meglio la chiave del nostro successo per battere il titano. Com'è che l'ha chiamato? Chalkyu? Il titano d'acqua. Ah, strumentino nascosto qui. Cosa ci danno alla fine? Una torta d'attacco fisico. Quindi niente, praticamente. Andiamo avanti. E un Coromon selvatico. Vediamo chi c'è qui dentro. Un Rhinobuzz. Ok, a livello 60. Usiamo stalagmiti. Ah, lui usa stalagmiti. Ok, ci ha shottati. Per fortuna non ci ha shottati. Noi quanto li facciamo? Pochissimo. Niente, dobbiamo cambiare squadra e mandare Dugterra. Il nostro Rhino è già stato ucciso. Bomba. Ok, fortunatamente questo non ci farà troppo danno. Perché non è molto efficace. Appunto,
e lui ha consumato tutti i suoi PA, quindi noi possiamo ammazzarlo tranquillamente. Però sono a livello 60, ragazzi, qua, Qua mi sa che ci sta proprio una sessione di allenamento dei Cormo, perché i miei sono di livello troppo basso. Vediamo quanto riusciamo ad andare avanti, più che altro, con questi Cormo di livello basso. Rhino balza al 54. E dobbiamo già usare una torta, incredibilmente. Oggetti, usiamo le tortesse, Mi spiace farvi vedere questa cosa che è un po' lunga, un po' lunghetta, però usiamo comunque le tortesse finché ce l'abbiamo. Ecco fatto. Anche a Dagterra. Ok, e andiamo avanti. Mossa istantanea, vendetta, che non ci interessa, vendetta. È una mossa che abbiamo tolto al nostro Veralis. Oh, bello questo posto. Bello, alla faccia. E là c'è uno strumento nascosto, tra l'altro. Qui uno strumento invece visibile, torta PXL, va bene. Continua ad essere solo lì lo strumento. Ah, tavola da surf, perfetto. Torta PSM. Chissà pescando qui cosa si trova, scusatemi, voglio provare. Con F, giusto? Sì. Niente, sta abboccando, dai. C'è qualcosa che ha abboccato, vediamo cosa esce. Oh, uno Sheertooth. Ma è raro. Ma questo lo voglio catturare, mica lo voglio uccidere. Taser? Oh. È uno starter, eh? Ma siamo pazzi. Allora, vediamo se funziona lo spinner acquatico. Spinner marino, vai. Vediamo se funziona, se lo prende al primo colpo, oppure se hanno la possibilità di fallire anche questi spinner. Boh. Può darsi davvero che siano al 100% di cattura, eh? Cioè, può darsi, davvero può darsi, raro, appunto, Sheertooth. Aerodinamicità, spruzzi, zampillo, sonno rigeneratore. Il Coromon si sente a casa nella pioggia, aumentando la sua velocità, è abbastanza inutile. Lo tengo, ovviamente, un Coromon raro. Invia il deposito Coromon. Ok. Diamo un'occhiata ancora, a vedere che altri Coromon saltano fuori qui. Perché voglio vedere se sono... Oh, cosa? Chi è questo? Ma è bellissimo! Taser? Cos'è questo? Cosa? Si è aumentato? La difesa fisica. E la velocità. Proviamo poi a usare un altro spinner marino per vedere se davvero ha il 100% di probabilità, perché sarebbe una cosa OP altrimenti. E sarebbe una cosa che avrei voluto scoprire prima. Vediamo, eh. Ah no, ok, non hanno il 100%, ok, va bene allora. Va benissimo. Allora, squadra, cambiamo e mandiamo il nostro Beralis, che possa indebolirlo un po'. Ma chi è questo tra l'altro? Ma sarà forse l'evoluzione di Flowish? Sì, per me è l'evoluzione di Flowish. Cosa si è curato? Non è più paralizzato? Beh, mettiamogli lo squarcio allora. Spruzzo non ci fa assolutamente nulla. Vai, taglio profondo. Per me sì, è l'evoluzione di Flowish. Per me questo qui è una sorta di Magikarp di questo gioco. Cioè, un pesce all'inizio che fa schifo e poi si evolve in un coso del genere che è una ficata incredibile. Guardate al mantello. Cioè, tutte le cose che hanno un mantello sono fighe di base. Ok, l'ho colpito un po'. E sanguina dalla ferita. A questo punto iniziamo a provare a catturarlo di nuovo. Spinner dorato, vai. Te lo meriti tu lo spinner dorato. Ma che Coromon sei? Ma sei bellissimo. Preso? Preso, grande. Sì, diamo un'occhiata a questo Coromon. Ha tantissimo attacco fisico. È un non comune. Specie d'Arikara, ok. Forse è in realtà uno stadio unico. Cos'è Pluriball? Si avvolge in una bolla, aumentando la sua difesa fisica e la sua velocità. Niente male. Spruzzo Geyser 90 è speciale. Alla faccia. Apre un potente Geyser sotto il nemico, infliggendo danni e abbassando la sua evoluzione di uno stadio. Cura Zen. E rimuove una condizione di stato per ripristinare un altro 15% di PS se presente. Fortissima cura Zen. Ok, il Coromon cura un membro della squadra per curarlo da tutti i problemi di stato. Minchia. No, non voglio dargli un soprannome e voglio inviarlo al deposito. Ma solo Coromon fighissimi stiamo trovando in questo specchio d'acqua. Ma io ne pesco un altro.
Ma scusatemi, ma boh. Eccolo, un altro. Questa è la terza evoluzione, probabilmente. Gela Quad. Che non abbiamo. Taser. Clonazione, cosa fa? Aumenta l'evasione. Ok, taser. Non ha colpito. Mannaggia lui. Dai, un altro taser. Idromassaggio. C'è un attacco che si chiama idromassaggio. Non dovrebbe essere molto efficace, per l'appunto. Ed è stato abbattuto. Ok. Dai, idromassaggio di nuovo. Penso che sia fisico, tra l'altro. Ok, taser, buono, l'abbiamo preso. Ok, terra non è molto efficace. Allora, mandiamo di nuovo Beralis. Anche questo lo voglio catturare, Gero Quad. Clonazione, di nuovo. Evasione che aumenta alle stelle. È già aumentata di 2 stadi la sua evasione. Usiamo taglio profondo. Non ha colpito. Però è paralizzato, non può muoversi, perlomeno. Vai, taglio profondo. Non ha colpito di nuovo. Spruzzi non ci fa nulla. Ok, vai. Taglio profondo. Non ha colpito. Con l'evasione è aumentata così tanto. Sto Coromon è davvero tosto, eh. Dai. Ok, colpito. E non gli toglie la paralisi. Ok, hai paralizzato in più alla. Al dot del sanguinamento, eh. O meglio, no, non ho il dot del sanguinamento. Usiamo uno spruzzo che dovrebbe essere non molto efficace, quindi tirarlo giù a vita bassa. Ok, va bene. E sanguina dalla ferita. Perfetto. Ora andiamo con un altro spinner dorato. Vai. No, è uscito, davvero. Paralizzato, metà vita sanguinante. Però. Che colpo. Vai, un altro spinner dorato. Stava per entrare, eh. Tra l'altro ora però non ha sanguinato. Forse che il sanguinamento arrivi solamente se colpiamo il Cormon avversario. Ok. Va bene, è abbastanza equilibrato lui come Cormon. Ha una difesa speciale bassissima però. Rarità comune. Idromassaggio. Dammi un'occhiata a questo idromassaggio. Clonazione, abbiamo visto cosa fa. Idromassaggio, categoria speciale. Evoca un vortice che infligge danni e ha la possibilità del 15% di abbattere il nemico. Niente male. Potenza 110 idropugno. Ecco perché faceva così male. Un enorme cazzotto d'acqua ed è fisico, con una probabilità del 15% di abbatterlo. Questo è il Pokémon abbattitore per eccellenza. Cura tutti i problemi di stato. Ok, nella pioggia. Va bene, lo tengo. Non gli do un soprannome. E lo invio al deposito Coromon. Ok, altri punti esperienza. E curiamoci un secondino. Vai, torta PS. Tac. Anche a lui. Per adesso sto solamente catturando nuovi Coromon, ma sono tutti. Cioè, boh. A parte che sono belli, e a parte che non ce li ho, appunto. Però, cioè, vuoi non catturarli? Io, boh. Ole, ok, un Darikara. Questo invece lo uccidiamo. Volata tempestiva dovrebbe bastare. Spruzzo non dovrebbe farci nulla. E tra l'altro sono di livello leggermente più basso questi qui nell'acqua. Non ha colpito, ma non ci posso credere. Mi viene dal loro colpo di fulmine. Cura Zen. Ok, non ci fa niente. Adesso con un colpo di fulmine lo sciottiamo. Dovremmo in teoria, eh. Cioè abbiamo un attacco speciale e non lo sciottiamo in realtà. Alla faccia. Idropugno, non ha colpito. Almeno la fortuna si pareggia. Ok, un bel po' di punti esperienza per il nostro Rhinobaz. Diamo un ultimo tentativo, cioè peschiamo un'ultima volta qui dentro, poi andiamo avanti. Vediamo cosa esce. Ok, un altro Gelaquad. Lui non ha difesa speciale, ve lo ricordo, quindi Folata Tempestiva dovrebbe ucciderlo immediatamente. Se non fallisce, perché clonazione di primo turno è davvero una mossa infame, infatti fallisce. Idromassaggio, non ha colpito fortunatamente. Ok, fulmine, addio. Lui non ha difesa speciale, quindi dovrebbe essere tritato. Infatti. Questo è un ottimo spot per allenare Rhinobaz, eh. Un ottimo spot. Però andiamo avanti, non stiamo qui troppo tempo. Strumentino? Niente. Bello comunque questa zona, molto figa. Là c'è uno strumento. Questo tempio acquatico, queste rovine vere e proprie. Spruzzi. Spruzzi, non ho visto il numero, porco cane.
Perché Spruzzi magari non è che è fisico. Diamo un'occhiata a lui. Magari possiamo insegnarglielo al posto di Spruzzo. Allora, Spruzzi, eccola qui. No, è speciale, ok, niente, allora. Niente da fave. Bello! Sentite? Ok, possiamo incontrare dei Coromon. Oh, la terza evoluzione di Fibio. Allora, sciottiamo prima il Fibio. Eccolo qui. Pugno di precisione. Ci potrebbe fare discretamente male. E gli aumenta la probabilità di colpo critico. Nube tossica, infame. Sei proprio un infame. Colpo di fulmine e addio Fibio. Ok, e lui se ne va. Poi i punti esperienza. Va, ha risvegliato parte del suo potenziale. Andiamo su così. E subisce gli effetti dell'avvelenamento. Un colpo di fulmine non dovrebbe ucciderlo, Chunktod. Proviamoci. Perché se lo uccide, vabbè, fa niente, prendiamo un botto di punti esperienza e va bene. Se non lo uccide, lo catturiamo. Infatti non lo uccide. Ok, ora sostituiamo Rhinobaz perché ha già la difesa droppatissima. Come si dice? È anche avvelenato, quindi meglio sostituirlo. Andiamo Beralis, così l'esperienza non viene divisa troppo tra gli altri. Beralis regge molto l'urto. E uno spruzzo non dovrebbe ucciderlo lui. Non molto efficace. Anche colpendo tre volte non lo uccide, infatti. Buono. Pugno di precisione, un'altra volta. Tenta di abbatterci. E ora proviamo a catturarlo. Vai, spinner argentato. Proviamo con quello argentato. E a vita rossa, cioè meglio a vita lampeggiante. Dovremmo riuscire a prenderlo. No, e invece no, esce. Calcio volante, questo potrebbe far male, sì. Niente, usiamo un oggetto allora più forte per catturarlo. Vai, spinner dorato. Su questo Chunktod. Buono. Diamo un'occhiata al suo sommario. Sì, ha molto attacco fisico, molta difesa fisica, ma è abbastanza equilibrato in realtà come Coromon. Rarità non comune. Pugno di precisione, zampillo, pioggia acida, calcio volante. Ok, il suo contatto ha il 50% di probabilità di avvelenamento sull'attaccante. Fortissima pelle tossica. Lo tengo. Sapete che Chunktod, o comunque le sue evoluzioni precedenti, Fibio e Taddle, sono delle ottime alternative a Ukaklou. Perché Ukaklou è un attaccante incredibile. Però gli altri sono niente male. Ora mettiamo avanti lui. Andiamo a curarli un po'. Così almeno il veleno se ne va da Rhinobaz. Nel frattempo, e se incontriamo dei Coromon di tipo acqua, Beralis comunque con la palla di neve dovrebbe riuscire a shottarle, o al massimo a bisciottarle. Strumenti invisibili, nada. Ok, altri Coromon. Oh, Millidont. Tipo terra lui, eh. Andiamo di spruzzo. Dovrebbe essere super efficace, ma lui ha una difesa altissima, se non sbaglio, infatti. Guardate quanto è forte. Medusa fa male. Molto male. Allora, cambiamo Coromon e mandiamo il nostro Ukaklou. Vai. Tra l'altro Spruzzo non è meno stab, quindi faceva meno danno anche per quello. E Ukaklou è sempre tra l'altro il boost della pioggia, quando attacca con l'acqua. La difesa speciale di Ukaklou non è altissima, questo potrebbe fargli male, appunto. Si è ricaricato quasi tutto quel Millidont di merda. Vai, Spruzzo. Questo guardate quanto male gli fa in più, eh. Con l'attacco di Ukaklou. Colpo critico tra l'altro al secondo. Buono. Fuori punti esperienza, distribuiti a tutti. Beralis sale di livello. Dobbiamo portarli almeno a 65 entrambi, non ci sono cazzi qua. Oh, rovine di Ixkun. C'è uno strumento invisibile da qualche parte, ma non ho visto dove. Lì? Sì, lì nella fontana. Ok. Frutto Unip. Ah, un teletrasporto qui, ottimo. Possiamo teletrasportarci via da qui. Ok, diamo un'occhiata in giro, eh. Esploriamo un attimo questa zona. Qui non posso scendere, non posso usare la mia tavola da surf. Però qui sì. C'è qualcosa che ha bloccato. È vero, volevo usare il coso per rivelare eventuali strumenti invisibili. Qui c'è un Fiddler a livello 30, ma perché?
Vabbè, esperienza gratis, ma nemmeno così tanta in realtà. Mi darà meno di 1000 probabilmente. Vediamo. Infatti 700. Boh, inutile. Inutilmente. Allora, scendiamo. Andiamo a dare un'occhiata in giro. Oh, qui ci sono due chest d'oro. Abbiamo fatto bene ad esplorare, eh? Cappello da delfino. E energy gem. Ok, cambiamoci a questo punto il vestito. Tocca. Tocca cambiarsi il vestito. Mettiamoci. Allora, dov'è il cappello da delfino? Vai, abilità. Non può cambiare abbigliamento mentre indossi un abito. E toglilo l'abito, ma chi ti ha detto di indossarlo? Disabilità, via. Allora, cappello da delfino, vai. Va bene, ci mettiamo il cappello da delfino. E ci mettiamo, direi, l'asciugamano. Perché ne abbiamo due, tra l'altro? Va bene. Che direi che va più che bene in questa zona, no? Direi che sono perfetto, anzi. Ok, non possiamo uscire da questi confini. Iniziamo a vedere appunto quali sono i confini di questa zona, perché sembra molto vasta e molto anche labirintica. Quindi diamo un'occhiata per bene in giro, eh? Qui non possiamo uscire. Qui nemmeno. Tanto non possiamo incontrare Cormoran mentre sorsiamo con la tavola, quindi è una cosa molto, molto più tranquilla e comoda rispetto al surf di Pokémon. Ok, non si può andare da nessun'altra parte qui, però si può scendere qui. Ok, troviamo Cormoran selvatici comunque. Oh, Golbik! L'ultima evoluzione del caro vecchio Silquill. Proprio lui. Andiamo di palla di neve, vediamo se riusciamo a catturarlo. Furia di piume. Ok. Golbik, eh? Ed è stato abbattuto, ottimo. Altra palla di neve. Se riusciamo ad abbatterlo due volte di fila sarebbe il top. No, ok, non viene abbattuto di nuovo. E a questo punto proviamo a catturarlo. Spinner dorato, vai. Se lo merita, Golbik. Molto bello, tra l'altro, la terza evoluzione. Molto, molto bella. Anche se, come ho detto anche in altri episodi, è letteralmente Silquill più grande, più grosso. Purtroppo molte evoluzioni in Coromon sono così. Però meglio così che piuttosto stravolgere il design e fare una cosa completamente diversa, magari anche un po' bruttina. Cioè, Furia di piume non l'abbiamo mai visto. Squarcio. Tipo squarcio. Il Coromon crea una tempesta di piume affilatissime, causando dai profondi tagli alla squadra avversaria. Probabilità di sanguinamento per il 25%, che è alta, eh. Distrazione. Alza l'evasione, ok. Whoosh. La potenza aumenta con la velocità del Coromon e diminuisce con la velocità del Coromon avversario, ok. Tempesta, tipo aria, costringendolo a lasciare il combattimento. Ah, è turbine questo, va bene. Il Cormoran fa un discorso di incoraggiamento a un membro della squadra aumentando i piedi tutti di 15 punti. Non malaccio, ma visto tutte le torte di pie che abbiamo, non è proprio indispensabile questa abilità ormai. Ok, questa è una zona ottima per provare a finire il database, eh. Una zona davvero ottima. Esploriamo un po' in giro. Appunto, Humby. L'abbiamo catturato poi noi alla fine, Humby? Sì, l'avevamo già catturato. Perfetto, quindi possiamo distruggerlo. Andiamo di taglio profondo. Mega assorbimento potrebbe farci discretamente male. Ok, nemmeno così tanto. Taglio profondo così sanguina il mostro. Ecco fatto. Ferita aperta. E ci aumentiamo pure l'attacco fisico. Poi andiamo di palla di neve. Trascendente fa malissimo. E infatti ci sciotta. Fa malissimo trascendente. Beh, a questo punto andiamo con Rhinobaz. Rhinobaz, folata tempestiva e addio. Morfeo ci fa addormentare. Dai, svegliati subito per favore. Che palle. Infame di un coso, Ambi. Occhio ipnotico, cosa fa? Aumenta la velocità. Lui continua a dormire come un sasso. Altro occhio ipnotico. Ah no, la precisione aumenta di molto. Ok, colpo di fulmine. Addio, Ambi. Bella difesa speciale, signor Ambi, eh. Bella difesa speciale. Trascendente, va bene. Dovremmo resistere. E addio. Bel po' di punti esperienza qua per tutti e due, sì. Rhinobaz al 56, ottimo. E Berali si è risvegliato parte del suo potenziale. Attacco fisico e difesa fisica. Vai.
diamo un'esplorata qui. Ma c'è un bel po' da esplorare in realtà, eh. C'è davvero tanto da esplorare. Qui perché si può andare? Strumento invisibile? No, nemmeno. Quindi non so per quale motivo che si possa andare. Ah, per andare dall'altra parte, letteralmente. Ok, qui c'è uno strumento che prenderei. Tortapie. Mettendo avanti il buon vecchio Rhinobuzz. Tanto là c'è il teletrasporto, quindi mi sento abbastanza tranquillo ad esplorare questa zona. Alla faccia, due Kyraptor. L'abbiamo catturato Kyraptor? No, non ancora. Qui tocca cambiare Cormon e mandare Ukaclaw. Che ne shotti almeno uno. Tanto Rhino così prenderà punti esperienza. Vediamo se Ukaclaw riesce a reggere due attacchi di questi due. Mascelle fa male. Ok, era terra Mascelle, evidentemente non ha fatto molto danno. Tiriamo giù il Kyraptor di livello più alto, così poi abbiamo più libertà per catturare quello di livello più basso. Buonissimo, due colpi di spruzzo e Kyraptor 1 se ne va. Prendiamo anche molta più esperienza, tra l'altro, perché sono in due, infatti. Presa letale. Fallisce. Presa letale vi ricordo che è quella che one shot in un colpo, eh. Io ve lo ricordo. Vai, andiamo con spinta corporea, che non dovrebbe shottarlo mai nella vita. Appunto. Lacerazione non ha colpito, ma sei fortissimo, Kyraptor. Sei davvero fortissimo. Illuminazione. Va bene, illuminati. Illuminati di immenso. Bello anche lo sfondo di questa zona, tra l'altro. Allora, andiamo con lo Spinner dorato, vai. Kyraptor. Preso, buono. Beh, diamo un'occhiata veloce al database. Queste sono tutte mosse che conosciamo, tranne le mascelle. Un potente morso di sabbia che ha una probabilità del 25% di far sanguinare il nemico. Tra l'altro 100 di precisione e 105 di potenza. È fortissimo, Mascelle. Come Coromon di tipo terra, questo non dovrebbe essere affatto male. Ha un attacco fisico altissimo. Attacco speciale bassissimo, ma non ci interessa. Difesa speciale molto bassa, ma va bene comunque. Perché ha una difesa fisica molto alta. Sapete che questo non è niente male da prendere per sostituire Dugterra? Non è affatto male. Tra l'altro ha illuminazione come attacco e difesa. Cioè questo si setappa e inizia lacerazione e mascelle a manetta. Presa letale glielo tolgo, non mi interessa, gli metto qualcos'altro, gli metto morso o qualsiasi altra cosa. C'è punte fantasma anche volendo. Minchia, punte fantasma poi tirerebbe su di due il suo attacco fisico se uccide qualcuno con punte fantasma. Morso velenoso, altra mossa molto forte. Ha occhio ipnotico che aumenterebbe la sua precisione. Sabbie mobili, questo è speciale, non lo contiamo. Ricostruzione. Recuperando il 15% dei PS aumentando la sua difesa fisica di uno stadio, anche questa tra l'altro. Sapete che tra questo e il prossimo episodio penserò magari se sostituire Dugterra e prendere Kyraptor come Coromon di tipo terra della mia squadra. I suoi artigli filatissimi impediscono il calo dell'attacco fisico, tra l'altro. Che non è un'abilità fortissima, però niente male, lo tengo ovviamente. Non gli do un soprannome. E lo invio al deposito. Tanto come livelli siamo lì, eh. Cioè, non ci vuole molto a far rifare un po' di livelli in questa zona, anzi. Ah, un altro Cormo selvatico immediatamente. A Shamshell. Anzi, Atlantern. L'avevamo catturata noi, Atlantern? No, ok. Facciamo così: volata tempestiva. Se sopravvive, ritirato, aumenta la sua difesa, immagino. Se sopravvive proviamo a catturarlo, altrimenti niente. Anche la tua difesa speciale è aumentata, allora è molto probabile che sopravviva. No, invece no, niente. Addio. Vuol dire che sono un botto di punti esperienza per il nostro Rhinobuzz. Perfetto. Tantissimi punti esperienza, Beralis al 56, niente male. Allora, aha, strumento. Torta PS XL, ottimo. Abbiamo strumenti invisibili, niente. Si può passare quindi da questa parte, si può andare di qui. Posso scendere qui? No, non posso. Devo proseguire. E si prosegue di qua però, si va avanti immagino. Eh sì. Ah, un altro Chonktod. Guardate come tra l'altro il veleno sale dalla sua schiena, molto carina questa cosa. Per farti capire che è anche comunque un Cormon di tipo, cioè un Cormon che può usare mosse di tipo veleno. Volata tempestiva fa male,
Però resiste, caro vecchio Chonktod. E con calcio volante mi uccideranno, Walt. Niente male, eh? Niente male il buon Chonktod. A chi facciamo prendere questi punti esperienza? Direi a Ecliptor. Allora, lui l'avevamo catturato in questo episodio, giusto? L'abbiamo preso? Sì. Perfetto, quindi possiamo ucciderlo con pietra potere lunare. Addio. Addio, Chonktod. Un po' di punti esperienza per tutti. E direi a questo punto di finire qui l'episodio, perché qui si va avanti, ma io. Dato che l'episodio è già durato tantissimo, è stato un episodio molto lento di nuove catture, nuove scoperte di Coromon. Abbiamo esplorato inizialmente questa zona che immagino possa essere anche molto più vasta di così, che mi piace tantissimo come palette cromatica, come architettura. Mi piace davvero tanto questa zona. Io spero che anche a voi sia piaciuta e vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!